Stiamo scendendo a un livello che raggiungerà i 30 metri di profondità rispetto alla superficie del quartiere in cui ci troviamo. Bene, quindi dobbiamo scendere di qua e poi... E poi di qua e poi io faremo... Io mi posso appoggiare, insomma, ovviamente, sì, a te o alle pareti. Sì, assolutamente. E questo è tuffo molto resistente, quindi insomma ha retto per tutti questi anni, quindi non credo cedere adesso. Ecco, ma questo tufo, no? Però insomma, ha un colore completamente diverso, sì, da quello a cui noi siamo abituati a vedere, no? Io non so. Certo, rispetto alle pozzolane, questo è un tufo molto resistente ed è anche chiamato il tufo di Monteverde perché si trova proprio in quest'area. Ecco, ma nel frattempo ci stiamo avvicinando a questo lago oppure no? Sì. Quanto ci vuole ancora? Sono curiosa di vederlo. Sono circa 500 metri dall'ingresso e siamo a più di metà strada, quindi tranquilla che siamo quasi arrivati. Ecco qui, qui dobbiamo di nuovo abbassare. Senti, ma Michele, ma cosa sono delle stalattiti? Posso toccarla? Così hai fermato la... Ho fatto casino, come al mio solito. Hai distrutto 20 anni di stalattite, ma nessun problema. Per quanto riguarda invece l'acqua piovana, tra poco ti faccio vedere un laghetto che devo dire è veramente grande e molto suggestivo. Scusami, qui io vedo l'acqua. Adesso, esattamente, aspetta Daniela, questo è il lago. Aspetta che incomincio a illuminartelo, così puoi vedere meglio dove ci troviamo. Pazzesco, ma io non pensavo fosse così grande. Possiamo entrare dentro? Sì, certo, possiamo fare una passeggiata. Ecco. E tra l'altro possiamo seguire un po' la strada luminosa che le starlight ci stanno indicando. Ah, guarda, è un effetto incredibile, sembrano delle stelle, sembra un cielo stellato. Oppure delle piccole lucciole subacquee. Cioè siamo, voglio dire, sotto Roma, esattamente dove ci troviamo? Sotto il quartiere Monteverde. E ti devo dire che in 15 anni di speleologia urbana questo è il posto più bello che abbiamo mai scoperto. Non abbiamo mai visto un lago così limpido, così grande, sottoterra. Ma questa è potabile, quest'acqua? È potabile, abbiamo fatto le analisi e questa è un'acqua purissima. È un'acqua che deriva quasi totalmente dall'acqua piovana. È anche un luogo un po', come dire, quasi da contemplare, no? Perché in silenzio. Anzi, se noi rimaniamo in silenzio, si può sentire lo stillicidio dell'acqua che viene dalla superficie. Sentiamo un po'. È rilassante. Molto.